Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Nonostante le continue parole di ottimismo di questo governo, oggi vediamo che i dati parlano chiarissimo, il paese è in totale recessione, in più il governo continua ad aumentare le tasse, dando un colpo mortale alla possibilità di ripresa economica. In più c'è la situazione dell'economia reale che è devastante, l'occupazione, la disoccupazione assume connotati di crisi incredibili, non c'è un posto di lavoro per i nostri giovani e intanto il governo pensa a fare leggi riguardanti l'omofobia, leggi che riguardano la libertà dei detenuti nelle carceri, leggi che riguardano gli immigrati. E così, mentre i comuni virtuosi hanno il mal di testa per programmare i propri bilanci, i comuni spendaccioni continuano a gettare denaro dalla finestra. I fondi per alcuni comuni presenti nel bilancio di assestamento gridano vendetta, onorevoli colleghi. Se vogliamo veramente vedere una luce in fondo al tunnel, se davvero vogliamo credere in una ripresa, dobbiamo prima di tutto intervenire sul debito pubblico, eliminando per sempre, quelle inefficienti iniquità che continuano ad affossare il nostro Paese. È per questo che noi votiamo contro sia al rendiconto sia all'assestamento. Noi abbiamo chiesto che le risorse derivanti dall'efficientamento e dalla razionalizzazione della spesa pubblica vadano ad aumentare i fondi erariali a favore dei comuni virtuosi. Lei ha risposto picche. Le ricordo che questo la collega Comaroli con un ordine del giorno se l'è fatto approvare sull'ultimo provvedimento. Io dico, quello che il governo ha già approvato, almeno non si rimangi la parola. A questo punto mi sembrerebbe come minimo obbligo accettarlo. Grazie, senatore. È inammissibile che ci siano comuni che hanno sempre lavorato in maniera corretta, chiudendo bilanci, anche togliendo e tassando maggiormente i cittadini, togliendo i loro servizi pur di arrivare ad una comunque chiusura di bilancio senza deficit. Quindi chiediamo che ci sia il rispetto, e mi permetto di dire rispetto, di quei comuni che sempre hanno lavorato bene con un sistema virtuoso di rispetto dei cittadini, delle tasse che fanno loro pagare e di quello che proprio è il sistema dei servizi. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.